dato tutto, mi ha lottato su ogni pallone come la regina, che ha dimostrato una buonissima intervento di gioco, rende questa vittoria ancora più pesante. Sì, rende questa vittoria pesante perché l'avevo detto già in conferenza stampa ieri, che affrontava la squadra organizzata, che nel proprio campo ha sempre messo in difficoltà qualsiasi squadra, ma anche in trasferte varie o le altre compagini, perché ha un'identità ben precisa e se non sei bravo a capire che non devi correre di dietro, ti danno fastidio e ti fanno male. Noi abbiamo sofferto soprattutto il primo tempo, perché nella prima pressione degli avversari noi eravamo bravi a uscire, perdevamo palla, loro si giocavano il secondo davanti, noi ce lo rischiavamo come al solito, e la Vibonese è stata pericolosa. Poi il secondo tempo è stata una partita più di fisico, di combattuta, poche occasioni, forse la nostra sono contro Lombardi, però la squadra si è compattata, voleva tutti i posti per la vittoria pesante. Io non prendo mai giustificazioni, ma devo fare un po' ai ragazzi, che c'erano 4-5 calciatori con infiltrazioni, influenza fino a ieri sera, febbre alta, quindi devo salutare, fare solo un applauso ai ragazzi che hanno portato a casa una vittoria in un campo difficile e importante. Consolato Ciccio. Mister, buonasera. Lei dopo Francavilla disse che questa squadra in alcuni momenti dovrebbe andare ad 80 all'ora e non sempre al 100. Pensa che oggi abbia capito che in certi momenti era il caso di andare a 80 all'ora o anche meno e abbia saputo gestire questa... Sì, oggi l'ha capito, ma anche con Bari. Siamo andati sempre a 100 all'ora, siamo andati affolate quando ce lo permetteva la squadra avversaria, anche quando c'era sufficienza per dire. Ma deve avere sempre la consapevolezza che sia una squadra che può far gol in qualsiasi momento, perché ha le qualità giuste e ha le qualità di portare a casa le vittorie importanti e sofferto con questa. Altre domande per il mister? Sì, ma adesso Luri. Mister, come la preparerai la sfida di lunedì prossimo con la Ternana, insomma? Ma è un turno. Un turno importante per tutte e tre le squadre in testa. Noi ci dobbiamo arrivare bene perché abbiamo bisogno, secondo me, siamo ritornati ad essere la squadra che è stata per lunghi tratti, che vuole vittoria, a prescindere come, vuole vittoria e porta a casa. Ci dobbiamo preparare, poi ci vogliamo questa vittoria che è importante e pesante. E poi da mercoledì la prepariamo perché ci aspetta una serata, lunedì sera importante, noi dobbiamo rispondere sempre. Giuseppe Ragà? Viste le condizioni di Rolando e degli esterni, visto che numericamente adesso siamo un po' forse di più. Rolando aveva fatto un'infiltrazione prima della partita e sapevamo che poteva fare 90 minuti, come poteva rischiare di 20 minuti di uscire. Così è stato. Vediamo lunedì dagli esami strumentali l'entità dell'infiammazione che lo accompagna nel diverso tempo. Per il resto poi aspettiamo da Lupo e Bertoncini, che nella settimana dovrebbe pregare. Poi Piotti ha recuperato bene la botta che aveva preso la settimana scorsa, non ha avuto nessun problema, quindi andiamo verso il recupero di diversi calciatori, sperando che la settimana si proceda tranquillamente. Ferdinando Ielasi? Abbiamo sempre detto il gruppo. Mi piace sottolineare l'immagine di Sarau che va a fare un recupero palla due minuti dalla fine nel recupero, scarica palla all'avversario. Con questa condizione i compagni che vanno ad abbracciare come se avesse fatto un gol. È stata una scena bella, sì, ma quella poi è la fine, il succo di questa squadra. Non lo dico proprio per fargli dei complimenti da lui ai ragazzi, perché si è stato subito un grande gruppo, una grande armonia, nei momenti difficili sono stati responsabili, nei momenti belli non si sono esaltati, nei momenti meno belli hanno passato la testa e hanno pedalato, tutti insieme, questa è la forza di questa squadra. Va bene così, altre domande per il mister? Scusa mister, l'ultima. Mister, gli occhi come l'hai visto? Ho fatto una buona cosa. Okay. Grazie mille.